Ciao a tutti i grillini, oggi prima di iniziare il video saluterò le persone che hanno commentato nello scorso video, che sono Mr. Firebee, Mr. Francisco, Simo Dark, Yaisa, poi Liorove, Bombafit, Rasco, OMG, Lollo, e Gionico. Allora, adesso iniziamo. Come vedete, qui al posto di solo gli creeper di Minecraft abbiamo anche qualcun altro, una tazzina. Non so se lo conoscete, ma è un gioco molto carino. Però adesso si inizia con Minecraft. Non è un mondo classico che creo io, però questo è un mondo che ho stoppato, come quelli che abbiamo stoppato l'altra volta. Ok, questi sono i kit che puoi scegliere per combattere, quelli che ho sbloccato. Questo lo devo ancora sbloccare. Io direi di fare questo qua. Ok, inizia. Ok, vedete, da questo portale spawneranno alcuni mostri, tipo questi zombie. Con questo tridente ti fa, quando inizi il gioco con questo tridente, se lo lanci, ti fa iniziare una pioggia di fulmini. Quindi è molto più facile. Aspetta. Questa è la mappa lì. Qui c'è lo spawn, se quando arrivi a 5 livelli puoi spawnare un orso polare che ti aiuta. Dall'altra parte c'è lo stesso, però per spawnare un pollo da cavalcare. Ci sono tre boss, che sono uno è quello che striscia di grigio, non mi ricordo come si chiama. L'altro è il fantasma e l'altro è il ragno delle caverne. Sono forti, però questi qua sono più deboli perché sono normali. Qui dovrebbe arrivare la notizia che è arrivato il super mostro. Ok, adesso non è ancora. C'è uno scheletro. Non capitano solo zombie, pure scheletri. E se hai fortuna ti possono dare un arco oppure ti possono dare un elmetto. L'armatura se lei dà. Per un po' di tempo, se tu aspetti, quando hai poca vita, c'hai delle pozioni di cura 3. Dopo un po' di tempo te ne dà altre. Ok, tu. Della lava, aiuto! No! Allora cambiamo kit. Allora, quello della guardia non mi ispira tanto. Adesso direi di fare questo qua. Ah, mi sembra anche giusto. Non mi ricordavo che c'avevi il totem della non morte, però mi piace. Vai. Dombo, aiuto, aiuto. Vuoi far vedere il tappeto? Allora, finisco questa partita e poi vi faccio vedere l'altro gioco. Perché oggi abbiamo fatto due giochi in un video. Dobbiamo fare. Ok, ma forse non gli do spazio. Aiuto! Sono di più, sono aumentati. L'unico problema è l'acqua e la lava, perché questi zombie sono intelligenti, guarda. Se io vedi, li aspetto, io
attimo nella lava, vedi? Loro vanno sul bordo. E vedete? Mica sono stupidi. Oggi sono mica ridenti. L'altro problema è l'acqua che sta vicino alla casa lì, che ti rallenta un po'. Aiuto. Ok, sono tanti, l'unico problema più forte è che stanno in super boss, quelli che vi ho detto prima, il coso che strisce grigio lì, il ragno delle caverne e il fantasma lì. Forte forte lì. Vabbè, cambia gioco. Ok, mi faccio uccidere. Vedete, faccio salvare essi. Aspettiamo che si salva. Ok. Fatto. Eccolo. Come vedete, ecco, è questo qua. Vi dico una cosa di questo gioco. Questo gioco è chiamato tipo cartoni animati anni 30. E quindi, però è divertente, è tipo Super Mario, però al posto di Super Mario c'è una taccia. Ok? Ok, come vedete? Questo qua, questo. Che sta caricando. Mette un po' a caricare. Io sono arrivata fino a questo punto, che è quello finale. Però io non riesco a sconfiggere questo boss. È troppo difficile, ve lo faccio vedere. In questo gioco ci sono solo boss, ci sono due livelli per mondo che danno tipo monete per comprare altri tipi di attacchi. Ok, uno. Ora questo livello di questo boss è tipo un dado, tu devi arrivare alla fine per avere, questi sono, che ne so, le guardie del dado. Che per ogni numero ti capita uno, tipo l'una è di queste qua. Ok, no, c'è quello dell'occhio lì. Aia, ok, il primo è morto. Morto. Ok. Ciao. Ciao. Ci vediamo al prossimo video. E lasciate un like e chi commenta lo saluterò nel prossimo video. Ciao.